Il ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico Costa ha chiuso oggi da 3 giorni del Sara Food, importante evento fieristico del settore alimentare, che da quest'anno si tiene nella nuova location del Pescara Fiere. Il ministro ha preso parte ad una tavola rotonda organizzata da Confesercenti e del sindacato italiano balneatori sul riordino delle concessioni demaniali e per parlare di futuro del turismo balneare. Presente anche il governatore Luciano D'Alfonso, che ha ribadito l'importanza di difendere questa categoria e che questa è un'attività con valore territoriale. Noi abbiamo nel decreto enti locali approvato un emendamento che mette in sicurezza fino alla disciplina organica della materia le concessioni che erano state prorogate. È fondamentale adesso che ci sia un cambio di passo che però tenga in considerazione gli sforzi, i sacrifici, gli investimenti che sono stati posti in essere dalle imprese, che sono soprattutto piccole imprese, molto spesso imprese familiari. E sarà poi necessario approntare i decreti legislativi e solo attraverso un'approvazione rapida del Parlamento noi saremo in tempo a mettere in piedi i decreti legislativi. Su questi ci sarà un coinvolgimento di tutti i soggetti in campo, dagli enti locali alle associazioni di balneari, con i quali abbiamo avuto comunque un continuo confronto. Io penso che però tutti quanti debbano leggere il provvedimento della Corte di Giustizia, e se la Corte di Giustizia ci ha detto che una proroga al 2020, ed eravamo nel 2016, non è legittima per loro, mi chiedo come potrebbe essere legittima una proroga di 30 anni. Noi dobbiamo concepire il doppio binario, un binario che va a competizione per i nuovi e un binario che tenga conto di questa straordinaria esperienza che viene dal passato. Io non riesco a immaginare le nostre spiagge senza questa formidabile attività che coincide con gli stabilimenti balneari. Io farò l'impossibile attraverso la legislazione regionale affinché quella nazionale, l'ordinamento europeo, si accorgano dello specifico italiano e dello specifico dell'Adriatico.